tutti! Oggi vi mostro come ottenere questo look effetto pelle abbronzata ma in modo naturale. A me piace molto perché, come vedete, non risulta assolutamente eccessivo, anzi riesce a conferire un aspetto curato, elegante, e appunto sembra che io abbia preso un po' di colorito, anche se in realtà sono pallidissima, come vedrete a breve. L'ispirazione di questo look nasce dalle ultime sfilate a Parigi. I prodotti principali per la realizzazione di questo look, come vedrete, sono il Nude Fluid, che è questo fondotinta di Dior che sto apprezzando davvero molto perché riesce a perfezionare la mia pelle in modo assolutamente naturale, ma appunto vedrete il risultato poi durante l'applicazione, e ovviamente le nuove Mineral Nude Bronze, che sono le nuove terre in casa Dior. Il video è infatti in collaborazione con Dior. Io sto apprezzando davvero molto questi nuovi prodotti, quindi spero nel video di essere riuscita a spiegarvi al meglio le loro caratteristiche. Come sempre io mi perdo in chiacchiere, spero che questo look pelle baciata dal sole possa piacervi, quindi vediamo come realizzarlo. Eccomi completamente struccata ma con la pelle del viso già detersa. Adesso passo quindi all'idratazione, che sappiamo essere uno step assolutamente fondamentale. La prima cosa che faccio quindi è applicare un siero. Io in realtà ne applico due perché amo mixare il Plump Filler insieme al Glow Booster, quindi semplicemente ne applico una goccia e una goccia. Glow Booster, una goccia, una goccia, una goccia, e li stendo quindi sul viso. Il Plump Filler ha un effetto rimpolpante, mentre il Glow Booster aiuta ad illuminare la pelle del viso, e tutta la linea serve proprio per aiutare a ritardare i segni del tempo. Sempre dalla linea Capture Youth passo alla crema viso. Mi raccomando, non dimenticate mai di idratare anche il collo. Passiamo quindi al fondotinta. Ho scelto il Dior Skin Nude in una tonalità perfetta per la mia carnagione, quindi per ricreare l'effetto abbronzatura non mi avvalgo di fondotinta più scuri, semplicemente vado poi a lavorare con le polveri, con le terre, perché voglio ottenere un effetto baciato dal sole, non un effetto di abbronzatura finta. Questo fondotinta mi piace perché è un fluido leggero, fondente, offre un effetto delicatamente vellutato che corregge senza nascondere, quindi riesce proprio a donare un bel effetto naturale all'incarnato. Oggi per applicarlo sto utilizzando un classico pennello da fondotinta. Io come sempre parto dal centro del viso e poi sfumo verso l'esterno. Peraltro, proprio per le sue caratteristiche, si adatta ad ogni carnagione, permette quindi di ottenere questo risultato di pelle nuda ideale sotto qualsiasi tipologia di luce. Come vedete non lo sto applicando sul contorno occhi perché lì vado direttamente con i correttori. Mi piace perché, vedete, io ad esempio ho un po' di lentiggini e le lascia intravedere. Ovviamente se volete una copertura maggiore vi basta stratificarlo un pochino, perché comunque è un prodotto leggero che non fa strato e quindi non lo avvertirete comunque come un prodotto pesante sulla pelle. Vado quindi a correggere le mie occhiaie, utilizzo il Fix It. Se durante il video non dovessi dirvi qualche prodotto che ho utilizzato, li trovate comunque tutti scritti nel box informazioni. Come vedete ha due texture, quindi è un prodotto che si adatta a diversi utilizzi, quindi ad esempio attenuare le occhiaie, correggere le discromie, le zone d'ombra, può essere utilizzato anche per la palpebra, io infatti lo utilizzo anche come base per gli ombretti, prepara anche le labbra per l'applicazione del rossetto, quindi questo è un prodotto multiuso che personalmente adoro. Vado quindi a correggere le occhiaie, lo applico direttamente dallo stick. Mi raccomando, non dimenticate mai di correggere qui nell'incavo dell'occhio anche l'angolo esterno, perché sono dei punti di ombra davvero fastidiosi. Vado quindi a sfumarlo sempre con il pennello da fondotinta, ma non trascino il prodotto bensì lo picchietto, in modo da farlo fondere al meglio con la pelle. Una cosa che apprezzo di questo correttore è il fatto di essere idratante, quindi si adatta anche a me che ho un contorno occhi particolarmente secco e quindi non mi va a segnare durante l'arco della giornata tutte le linee di espressione che ho in questa zona. Lo utilizzo anche per correggere un po' di imperfezioni che ho sul viso. Prima di passare un velo di cipria per fissare la base viso, voglio utilizzare la Flash Luminizer, che è una penna correttore illuminante che io apprezzo moltissimo perché mi aiuta ad esaltare l'incarnato. Utilizzata in alcuni punti che definisco come tattici, aiuta anche a dare un aspetto molto più riposato, fresco. Come vedete poi questa ha già un pennellino, io la applico nella parte alta dello zigomo. Questa poi andrà a fare un bellissimo gioco di luci e ombre insieme alle terre. La applico anche un pochino qui nella parte più infossata dell'occhiaia, ai lati del naso, labbra, un po' anche qui nell'arco di Cupido, nell'incavo del mento, naso, fronte, anche un po' sulla palpebra mobile e sotto l'arcata sopraccigliare. E anche qui mi raccomando, cercate di picchiettare e non trascinare. Questa penna, ragazzi, fa proprio la differenza. Ora ovviamente sto parlando per spiegarvi tutti i prodotti, quindi sto impiegando un po' più di tempo, ma generalmente quando realizzo questo look impiego veramente pochissimo tempo. Fisso quindi la base viso con un velo di cipria. Mi raccomando, controllate bene sulle palpebre di non avere le pieghette, perché altrimenti fisserete anche quelle, quindi magari le sfumate prima e poi applicate la cipria.
Base viso fissata, sopracciglia ridefinite, arriviamo a quelle che sono le vere protagoniste di questo video, perché sono le nuove terre di Dior, le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Sono delle terre abbronzanti molto particolari perché hanno all'interno dei pigmenti in grado di catturare la luce e riescono in questo modo quindi a conferire un bel effetto di pelle baciata dal sole, ma in modo molto naturale. Queste sono presenti in 6 tonalità, le prime 3 sono armonie rosate, che quindi sono ideali per le bionde. Invece la 04, 05 e 06 sono più ideali per le more, perché hanno armonie calde, aranciate, e sono esattamente quelle che andrò ad utilizzare io oggi. Una cosa che voglio segnalarvi, perché secondo me è molto utile, sul retro del packaging in cartoncino vedete ci sono anche delle immagini con dei consigli per l'utilizzo. Da Dior suggeriscono di utilizzare questo pennello Kabuki numero 17 perché permette di prelevare la giusta quantità di prodotto, però io oggi utilizzerò anche il pennello numero 16, che è il classico pennello da blush. Inizio dalla 04 e prelevo solo la parte più scura, come vedete. Queste mi piacciono molto perché posso utilizzarle in diversi modi, quindi o mixando le polveri insieme, oppure come sto facendo in questo momento, prendendo solo le parti che mi interessano di più, quindi quelle più scure o quelle più chiare. Con la polvere vado a ricreare un 3 sul mio viso, partendo dalla fronte, vedete? Sotto lo zigomo e poi qui. In questo modo, oltre a scaldare l'incarnato, ridefinisco anche i volumi del mio viso, guardate che differenza da questa parte a quest'altra parte, andando quindi a realizzare un minimo contouring. Con il pennello Kabuki vado quindi a sfumare perché, appunto, come vi dicevo, voglio ottenere un effetto molto naturale. Applicate un po' di terra anche qui ai lati. Questo è un trucchetto per far sembrare il collo un po' più sottile e un po' più lungo. Prelevo un po' di polvere con il pennello da ombretto, tolgo l'eccesso e vado anche a ridefinire un pochino il naso. Se vi ricordate, prima con la flash luminizer ho enfatizzato tutti i punti luce del mio viso. A questo punto voglio utilizzare le terre anche per creare un trucco occhi semplice, sofisticato, ma comunque molto naturale. Prendo quindi la terra 04, come vedete in questo caso vado a mixare i colori insieme e vado a sfumare questo colore nella piega palpebrale, verso l'esterno e verso l'alto. Deve essere proprio un'ombra. Mi piacciono poi perché sono delicatamente luminose, quindi riesco ad ottenere un effetto glow che però non è eccessivo, ma è molto discreto ed elegante. Al posto del blush voglio applicare questa terra, che è la 01, mixo tutti i colori insieme e applico questa polvere leggermente più in alto rispetto alla posizione dove applico generalmente il blush, senza eccedere, ma in questo modo riesco ad ottenere proprio un bel effetto di pelle baciata dal sole. Avete presente quando tornate da una giornata di mare e avete queste zone più colorite? A me piace tantissimo questo effetto. Arriva quindi il momento del mascara e utilizzo il Dior Show Pump and Volume. Questo mascara resta in assoluto uno dei miei preferiti perché è stupendo. Visto che sulla palpebra non abbiamo una base scura, vi consiglio di alzare il mento quando applicate il mascara, così da non rischiare di sporcarvi con lo scovolino. Il look è praticamente completato, mancano le labbra e vorrei utilizzare uno dei lip tattoo, e questo è uno di quei classici make up che ci permettono di giocare tantissimo con le labbra, perché qualunque colore noi andremo ad applicare sarà comunque bene. Avendo parlato di abbronzatura, oggi mi cattura assolutamente lui, che è il 641. Ho scelto le lip tattoo perché credo siano dei prodotti che si riescano a sposare bene con tutto il concept del look che ho ricreato oggi, perché permettono sì di dare un tocco di colore alle nostre labbra, però sono comunque dei colori modulabili. Io ovviamente do una seconda passata e voilà ragazzi, io già apprezzo i lip tattoo perché sono prodotti che già utilizzo. Questi nuovi sono buonissimi perché hanno tutti una fragranza diversa, sono al gusto dei frutti, buonissimi. Il look è completato, devo dire uno dei miei preferiti del momento perché mi permette di ottenere questo effetto. Sono appena rientrata dalle vacanze, super fresca, riposata, e avete visto qual era la mia situazione di partenza, quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi invito anche a cliccare nel box informazioni, dove troverete la lista completa di tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare il make up di oggi. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!